Allora, sono qui con Danesi, tecnico del Milan, giovanissimi, mister, un semifinale chiuso con un po' di amarezza, 2-1 per il Parma, specialmente dopo un ottimo primo tempo in cui avete controllato il gioco, cosa forse non è funzionato nel secondo, dove loro sono stati più alti e vi hanno messo forse un pochino più in difficoltà. La difficoltà di aver visto perché abbiamo sbagliato in costruzione, come se te ne vuole. Non è una novità, abbiamo detto più volte che siamo all'inizio di un percorso che si basa molto sul gioco e noi siamo molto contenti di quello che abbiamo visto qua, per chi non ci ha visto non può non riconoscere il nostro gioco al di là di tutto. Siamo legati ai risultati e siamo stati eliminati, questa è una amarezza, però siamo profondamente convinti che questa sia la strada giusta per la formazione dell'individuo, del singolo giocatore, che deve essere sempre al centro del progetto, non il risultato al centro del progetto. È chiaro che appunto in questo senso fare il progetto di crescita, l'errore di funzionare di quelli che stanno giocando meglio può essere letto in questo senso. Si impara a giocare a pallone, gli errori si limano, viceversa se non si prova a costruire fin da giovani poi la base non c'è la squadra non trova bene. Noi almeno crediamo questo. Abbiamo ripetuto più volte, ripeto, siamo orgogliosi che i nostri centrali tocchino 10 volte di più la palla dei centrocampisti avversari, vuol dire che stanno giocando a calcio secondo noi, secondo la nostra idea, secondo la nostra mentalità. Poi l'errore ci sta, nel secondo gol ci sta, mannaggia, è stato il punto fondamentale di questa squadra e di conseguenza può solo che cresce ulteriormente dopo la partita di oggi. Certo, insomma comunque una semifinale non è la finale, però complimenti per tutto l'anno, come è andata, nonostante le difficoltà, nonostante c'era chi dicesse che invece questo Milan non potesse neanche arrivare qui, ci siete arrivati, complimenti. Grazie mille a voi. Ci